In una società avanzata, le norme, le regole, le procedure, i protocolli sono un'infrastruttura fondamentale per rendere possibile le relazioni tra di noi, di tipo economico, sociale e culturale. Questa infrastruttura ha bisogno di rispondere ai principi generali, certamente, di giustizia, ma ha bisogno anche di essere da una parte funzionale, cioè di essere efficiente, e dall'altra parte di non sgravare la responsabilità degli individui, che non sono semplicemente recettori passivi, ma sono attori positivi nella interpretazione e nella anche trasformazione delle norme. Ecco, questa immagine ci introduce in un'idea condivisa che poi diventa fondamentale nella stagione della globalizzazione in che stiamo vivendo, dove prevarranno e vinceranno quei gruppi, quelle comunità che sapranno stringere patti, alleanze per guardare avanti.